Buongiorno e benvenuti a tutti. Rieccoci riuniti per un video sulla magia. Suppongo che almeno una volta nella tua vita hai provato a impressionare i tuoi cari con un trucco incredibile, ma per qualche motivo forse il tuo pubblico non ha apprezzato e ti ha anche preso in giro alla fine del tuo trucco. Secondo te perché questo succede? Presumibilmente a causa della tua mancanza di competenza o di fantasia, no? Per fortuna tutto ciò sarà acqua passata alla fine di questo video, dato che abbiamo deciso di insegnarti qualche trucco semplice e favoloso per impressionare chi ti sta intorno. Sii pronto per un po' di magia. Ecco 10 trucchi di magia semplici che tutti possono fare. Telecinesi. Chi non vorrebbe usufruire del superpotere della telecinesi per spostare degli oggetti usando la forza del pensiero? Se non vuoi uscire dal tuo letto, in questo modo puoi ordinare alle tue cuffie o agli snack della cucina di venire fino a te. Purtroppo non sappiamo davvero come sviluppare questo genere di potere, a meno che non siate uno degli X-Men. Se non sei uno di loro, ti stiamo per mostrare un trucco per impressionare i tuoi amici. Avrai soltanto bisogno di una bottiglia grande di plastica riempita d'acqua e di un sacchettino con della salsa o qualsiasi altro oggetto leggero. Metti il pacchetto magico all'interno della bottiglia e chiudilo. E ora che inizi la magia, prova a distogliere l'attenzione del tuo pubblico con l'altra mano, la mano magica. Nello stesso momento, con l'altra, premi sulla bottiglia. Se premi un po' più forte qui, il sacchetto si abbasserà e se lasci un po' andare la bottiglia, il sacchetto risalirà. Dopo un po' di pratica potrai trovare l'equilibrio perfetto per controllare l'oggetto e attrarre gli sguardi dei tuoi amici al centro della bottiglia. Acqua ghiacciata. Di sicuro hai già visto il film d'animazione Frozen, il regno di ghiaccio, e ti ricordi come la principessa trasforma qualsiasi oggetto di ghiaccio e controlla la neve con facilità. Ebbene, stiamo per mostrarti in che modo puoi fare la stessa cosa. Innanzitutto metti delle bottiglie di plastica riempite d'acqua in un congelatore. Non devono congelarsi completamente, ma soltanto raggiungere il loro punto di congelazione, o in altri termini, raffreddarsi il più possibile, cosa che impiegherà circa 2 ore. Ti consigliamo di verificare le bottiglie ogni tanto, in modo che tu non manchi il momento in cui tirarle fuori. Quando sono pronte, allora puoi iniziare questo trucco di magia. Metti un cubetto o un piccolo mucchio di ghiaccio su un piatto e versa l'acqua della bottiglia magica. Osserva come l'acqua si trasformi immediatamente in ghiaccio. Incredibile, vero? Lievitazione. Hai già sognato di poter volare? La risposta è evidente, dato che quasi tutti sognano questa cosa. È presumibilmente la ragione per cui i trucchi di lievitazione sono i più popolari, ma anche i più difficili da realizzare. Non preoccuparti, in questo caso non sarà così difficile. Ti faremo vedere come imparare a volare in soltanto qualche minuto. Per questo trucco avrai bisogno di un paio di pantaloni larghi e lunghi che coprono i tuoi tacchi e basta. O quasi, perché un buon senso dell'equilibrio potrà esserti utile. Se non ce l'hai, nessun problema, potrai facilmente imparare a svilupparlo. Per iniziare, allontanati dal tuo pubblico coprendo con un piede la punta dell'altro piede. Puoi allenarti in anticipo in modo da trovare la posizione migliore. Quando sei pronto, inizia a spostare il peso del tuo corpo verso il piede nascosto e alzati usando le dita di questo piede. Non tenere l'altro piede parallelo al suolo affinché tutti pensino che galleggi di qualche centimetro e il pubblico non si deve lamentare che tu voli troppo basso. Dopotutto la lievitazione è molto difficile. Durante il trucco puoi anche fare qualche movimento con le tue braccia, lo renderanno più impressionante e ti aiuteranno a conservare l'equilibrio. Trucco della corda. No, non è quello che pensi, non stiamo per strangolare nessuno. Benché possa sembrare il caso, stiamo solo per dirti come impressionare i tuoi amici grazie al tuo collo d'acciaio. Per fare questo avrai bisogno di una corda, di una sciarpa, così come di un gioco di prestigio ovviamente. Innanzitutto metti la corda intorno al tuo collo, ora prendi un'estremità della corda come se la piegassi e mettila dietro al collo con l'altra mano. Così le due estremità della corda devono sembrare essersi incrociate e stringi il tuo collo. Ora prendi le due estremità con le tue mani, fai uno sforzo per rendere il trucco ancora più impressionante e tira la corda. Sei un mago, la corda è intera e anche il tuo collo è sano e salvo e ovviamente lo spettatore è sotto shock. Trucco di matematica.
Ora è il momento di usare un po' il tuo cervello e fare qualche conto. Non preoccuparti, sarà più divertente che in classe. Se non vuoi fare errori, ti consigliamo di usare un pezzo di carta e una penna. Inizia a compensare un numero compreso tra 2 e 10. Poi moltiplicalo per 9. Tranquillo, non è un test di matematica, va bene? Il risultato deve essere un numero a due cifre. Adesso aggiungi i primi numeri al secondo numero. Ad esempio, se il tuo numero è 45, devi addizionare 4 e 5. Poi sottrai 5 dal tuo risultato. Abbiamo quasi finito. Ora devi trovare la lettera che corrisponde al tuo numero. Per esempio, il numero 1 è la lettera A, il numero 2 è la lettera B e così via. Dal momento che trovi la lettera, devi pensare a un paese che inizia con queste lettere e un animale che inizia con l'ultima lettera di questo paese. Ce l'hai? Molto bene, ma sai che non troverai mai dei canguri in Danimarca? Banconota emoticon. Per questo trucco abbiamo bisogno di una banconota con un ritratto. Trovata? Bene, ora piega la banconota in modo che il viso sia diviso in due metà. Poi piegala ancora verso sinistra e a destra della prima piega, ma dall'altra parte. Così si crea una specie di scala di carta. Ora guarda, girando la banconota lentamente, il viso del ritratto cambia espressione. Un attimo fa era solo felice e bam! Ora è triste a causa di qualcosa. Sembra che non gli piaccia essere stropicciato. Stiamo per smettere di torturarlo e invece continuare i nostri trucchi. Carta immersa. Ti piacerebbe avere un soprannome fico come il mago dell'acqua o il signore degli elementi? Che ne pensi, ti piacciono? Allora lasciati dire come mostrare ai tuoi amici che meriti davvero questi soprannomi. Dimostra loro che puoi mettere una carta in fondo a qualsiasi oceano, insomma voglio dire a qualsiasi vasca o secchio, senza che la carta si bagni. Lascia ai tuoi amici disegnare o scrivere qualcosa su un pezzo di carta, poi lo arrotoli e lo metti in fondo a un bicchiere in modo che si appoggi sui bordi e non scivoli. Ora capovolgi il bicchiere e mettilo in fondo al recipiente che hai scelto. Ecco, il pezzo di carta è assolutamente asciutto e l'acqua non lo può raggiungere. Quando lo tiri fuori, dallo ai tuoi amici. Saranno stupiti e potranno controllare che è davvero asciutto. In realtà la spiegazione di questo trucco è molto semplice. Se prendi il bicchiere con il foglio di carta e lo guardi, ti sembrerà che non c'è nient'altro all'interno, eppure non è così. Al di fuori della carta c'è anche aria, quindi quando capovolgi il bicchiere e lo spingi nell'acqua, l'aria impedisce all'acqua di toccare la carta e così rimane asciutto. Ti ricordi quella scena dei Pirati dei Caraibi in cui il capitano Jack Sparrow si sposta sott'acqua con l'aiuto di una nave? Bene, in un certo modo Johnny Depp ha usato lo stesso procedimento. Inchiostro invisibile. Ogni persona possiede almeno un segreto che può rivelare solo ai suoi migliori amici, ma a volte non è molto comodo dirlo ad alta voce, soprattutto se qualcuno ti spia, quindi ti sto per mostrare come scrivere messaggi segreti. Beh sì, posso assicurarti che nessuno indovinerà quello che hai scritto se usi l'inchiostro invisibile. Avrai bisogno soltanto di un po' di succo di limone, di una spazzola, di un foglio di carta e di una fonte di calore. Ora usa il pennello per scrivere il tuo messaggio segreto e lascialo asciugare un po'. Guarda, non puoi vedere nulla, la carta sembra bianca e nessun messaggio è visibile, ma quando lo scaldi un po', ad esempio usando un ferro da stiro, puoi leggere il testo. Il segreto di questo trucco è che l'inchiostro brucia quando viene scaldato e diventa visibile. Lago. Un ago può galleggiare sull'acqua? Che ne pensi? Probabilmente dirai di no, ma risulta che è possibile. E ora stiamo per farti vedere come procedere. Per realizzare questo trucco semplice, basta mettere olio e grasso sull'ago, poi metterlo nell'acqua con l'aiuto di una pinzetta. Guarda, l'ago galleggia in superficie. È incredibile! Se non ci credi, prova a fare questo trucco mentre ti spieghiamo come funziona. Tutti sanno che l'acciaio è molto più denso dell'acqua, il che significa che l'ago debba affondare. Ma guarda la superficie intorno all'ago galleggiante, sembra un po' curva, è perché l'ago è ricoperto da uno strato di grasso, creando un letto percolatore che impedisce di affondare. Dito che sparisce. Se sei sensibile, evita di guardarlo perché tra qualche istante qualcuno perderà il proprio dito. Guarda, qui abbiamo una mano con 5 dita e op! Ora un dito sparisce. Forse non è la prima volta che vedi questo trucco, ma ha tendenza ad impressionare i bambini, soprattutto quando viene fatto correttamente. Per seguire questo trucco devi nascondere un dito così. Grazie a questa tecnica che ti mostriamo e che può sembrare credibile agli occhi dei più giovani, puoi spaventare i tuoi fratellini e sorelline quando ti disturbano.
Erano 10 trucchi di magia semplici che tutti possono fare. In questo video ti abbiamo mostrato tutto ciò che sappiamo fare. Quali di questi trucchi di magia hai preferito? Diccelo nei commenti e ora tocca a te condividere i tuoi trucchi di magia con noi.